Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master K. Io sono il Master K e il vostro ospite su questo canale. Continuiamo a parlare degli incontri e dei mostri per il D20 System. La settimana scorsa abbiamo visto come comportarci per i PNG, diciamo come comportarci nel caso degli umanoidi, e abbiamo creato il nostro orco barbaro. Ovviamente il processo l'abbiamo visto è lo stesso che vale per il Goblin Ladro, per la Guardia Cittadina o quello che è. Ma ovviamente gli umanoidi non esauriscono tutti i possibili tipi di incontri che i personaggi possono fare. Anzi, molti ritengono che la cosa più divertente del gioco sia quello di affrontare i mostri. Quindi non le persone, le creature. Nel video di questa settimana quindi andremo a vedere come modificare i mostri per creare il proprio mostro personalizzato in base alle esigenze della quest. Il classico PNG è un umanoide che avanza per livelli di classe. Che siano livelli di classe da PG o livelli di classe da PNG, l'unica cosa che cambia è il modificatore al calcolo del grado di sfida. Per come funziona la logica del gioco, i livelli di classe rappresentano ciò che il personaggio ha imparato nel corso della sua vita, abilità professionali, abilità con le armi, eccetera. Anche se non esiste una specifica regola scritta, tutta la filosofia del gioco si basa sul fatto che i livelli di classe siano destinati agli umanoidi e a un ristretto gruppo di mostri che siano comunque creature senzienti. Per dirla in parole povere, sono le persone che avanzano per livello di classe. Ovviamente però questo non esaurisce tutti i tipi di incontro. I giocatori possono incontrare bestie magiche, animali, creature feroci, costrutti, robot, mostri alieni e tutto quello che c'è all'interno della sterminata famiglia del D20 System. Questi tipi di creature non acquisiscono abilità professionali, man mano che aumentano, man mano che invecchiano, diventano sempre più grandi, acquisiscono più potere, più energie o quello che è, in base a come avete creato la vostra ambientazione o l'ambientazione che state usando. Ci sarà una giustificazione interna sul perché alcune creature sono più potenti di altre. Nella pratica diventano più potenti semplicemente per seguire le motivi di trama che richiedono che ci sia un mostro più forte. Questo rientra anche in una logica di verosimiglianza e coerenza del mondo. È una cosa che i giocatori si aspettano anche, che il capitano delle guardie sia il PNG con il più alto livello tra tutte le guardie, magari che il generale dell'esercito sia quello con i più alti livelli da guerriero in tutta l'armata del re. Anche in altri casi il re degli orchi sarà il barbaro di livello più alto tra gli orchi, o sarà l'orco con gli equipaggiamenti magici più forti e quindi più costosi. Ma salvo ambientazioni decisamente particolari, sarebbe veramente difficile da inserire senza far perdere verosimiglianza al mondo il fatto che l'alfa di un branco di lupi sia un lupo ranger di secondo livello, o che i pescatori della costa siano terrorizzati dal grande squalo mago che attacca le loro barche. Per casi come questo, il sistema prevede una meccanica affine a quella del livello di classe, che è l'avanzamento tramite dadi vita. Alla fine di ogni bestiario, e per alcuni giochi direttamente nel manuale del Master, trovate le tabelle per far avanzare i mostri tramite dadi vita. Il processo è analogo a quello di avanzare per livelli di classe, però fate molta attenzione perché comprende tutta una serie di regole non scritte e potrebbe essere qualcosa di un attimo difficile da cogliere all'inizio, soprattutto per un master principiante. Però vedetela anche come una prova di forza e una delle cose che il master del D20 deve imparare a fare. In questo video cercherò di spiegarvi il processo passo passo, però sappiate che la cosa è lunga e quello che vi serve più che altro è la pratica.
Io vedrò di spiegarvi le cose per darvi un'infarinatura generale e non farvi partire da zero, però dovete poi sviluppare un occhio indipendentemente voi. Come mostro di esempio prenderemo un pteranodonte, che è una creatura che ha già di per sé molte abilità e perché i dinosauri sono da fighi. Diciamo che vogliamo far passare il nostro pteranodonte da 5 dadi vita a 10 dadi vita. Potrebbe essere un esemplare particolarmente imponente della sua specie, o potrebbe rappresentare un'intera nuova specie di mostri, magari adattati a qualche clima o condizione particolare all'interno del vostro mondo di gioco. Per prima cosa andiamo a vedere la tabella di corrispondenze tra i dadi vita e il grado di sfida teorico, per assicurarsi che le nostre modifiche non lo rendano troppo potente per quello che effettivamente ci serve. Nel nostro caso, trattandosi di un animale da 10 dadi vita, il suo grado di sfida teorico dovrebbe essere 7. Prendete però questo valore con le pinze. Non è detto che rimanga costante, dipenderà poi dalle capacità del mostro. Già lo stesso pteranodonte base che stiamo usando come esempio, in quanto animale da 5 dadi vita, dovrebbe essere un grado di sfida 4. Ma non avendo nessun attacco particolarmente potente né capacità straordinaria, è riportato sul manuale come grado di sfida 3. Questo passaggio serve principalmente per assicurarsi che il grado di sfida finale che otterremo sarà comunque all'interno del range che ci serve per la nostra avventura. Magari scenderà a 6, magari salirà a 8, ma più di tanto da quel valore non si sposterà. Una volta assicuratici che la modifica renderà il mostro sufficientemente potente a essere utile per quello che vogliamo fargli fare nella nostra avventura, passiamo alla modifica vera e propria. Ovviamente a questo punto occorrerà ricalcolare i punti ferita, che saranno aumentati avendo raddoppiato i dadi vita, ma anche il bonus d'attacco, i tiri salvezza, i gradi delle abilità e tutti gli altri valori che dipendono dal numero di dadi vita posseduti. La tabella delle statistiche delle creature per tipo riporta i fondamentali della classe di mostro per ogni tipo di creatura possibile. Nel nostro caso il dado da 8 come dado vita, il bonus d'attacco medio come i tiri salvezza alti per tempra riflessi. Se non volete starvi a rifare i calcoli, aprite semplicemente il manuale del giocatore e prendete i valori di una classe che abbia caratteristiche affine. Nel nostro caso avrà il bonus d'attacco di un chierico di decimo e i tiri salvezza di un ranger di decimo. Aumentando la taglia grande a taglia enorme guadagnerà più 8 alla forza e più 4 alla costituzione, ma anche un meno 2 alla destrezza. I 5 dadi vita aggiuntivi gli garantiranno anche un bonus di più 1 alle caratteristiche, per via dell'ottavo dadi vita, e altri due talenti. Ricordatevi che stiamo usando Pathfinder, non D&D 3.5, qui i talenti sono ogni due livelli, non ogni tre. Modifichiamo di conseguenza il profilo, la forza passerà a 24 e la destrezza a 18, più 2 per la taglia e più 1 per l'ottavo dado vita. Avendo già schivare come talento, possiamo proseguire con la catena e aggiungere mobilità e attacco rapido. In un caso del genere il master avrebbe potuto anche decidere che schivare non ha senso per una creatura di dimensioni così imponenti e toglierlo e sostituire con tre nuovi talenti che fossero tematici per qualcos'altro, magari sbilanciare colpo terrificante e altri talenti che sottolineassero quanto grande, imponente e forte è la creatura. La nuova taglia gli conferisce anche un più 3 di armatura naturale e un ulteriore meno 1 per le dimensioni. E ovviamente aumenterà anche la velocità per le nuove dimensioni, così come lo spazio occupato e il danno e la portata degli attacchi. A questo punto il nostro mostro potrebbe dirsi finito, ma come abbiamo detto nel video sul calcolo del grado di sfida, il calcolo del grado di sfida non è una scienza, ma più che altro è un'arte. Per essere sicuri che il mostro sia del corretto livello di potere, apriamo il bestiario e andiamo a confrontarlo con altri mostri che abbiano il suo stesso grado di sfida. La prima cosa che noteremo in questo caso è che la sua classe armatura è più bassa della media prevista per il suo livello. C'è però anche da dire che, dato la sua taglia maggiore e la sua portata più ampia,
e soprattutto la sua capacità di volare compenserà questa classe armatura minore, rendendosi molto più difficile da colpire per i PG. Non è il caso di alzarla ulteriormente. L'altra grande mancanza che avrà rispetto ai mostri di grado di sfida 7 sarà la mancanza di un attacco o di una qualche tipo di abilità speciale che invece quasi tutti gli altri hanno. Per questo potreste decidere di abbassare il suo grado di sfida a 6, magari anche a 5, perché effettivamente è meno potente. Però noi siamo qui per modificare i mostri, quindi non è il caso di fermarci adesso. Andiamo avanti e aggiungiamogliene una. Come già detto per i PNG, questa modifica non deve essere atta a rendere il mostro più competitivo o necessariamente più performante in combattimento, ma a dargli quel tocco in più che lo renda più interessante e più memorabile per i giocatori. Guardando le varie capacità speciali e guardando qual è l'archetipo a cui il mostro fa riferimento, normalmente è facile trovare qualcosa che vada bene. Nel nostro caso stiamo fondamentalmente parlando di un grosso gabbiano, quindi la scelta più ovvia magari sarebbe ingoiare per fargli prendere un nemico e infilarselo nel gozzo come se fosse un grosso pellicano. Però non sarebbe così esotico, un sacco di mostri hanno questa capacità, più altre capacità ancora. Quindi personalmente io qui metterei a ferrare, in modo che abbia la capacità di atterrare e bloccare uno dei PG col becco e magari nel round dopo volare via o volare via immediatamente se riesce a sfruttare l'attacco rapido. Sono sicuro che il party si ricorderà per un bel po' di quella volta che sono dovuti andare a salvare l'Halfling dal nido degli Pteranodonti. E tecnicamente per fare i piccoli potete usare lo Pteranodonte base non modificato. Oggi siamo stati fin troppo matematici e molto più pratici del solito, quindi diciamo che prima di arrivare all'esaurimento questo video finisce qui. Voglio nuovamente ringraziare i ragazzi di Golario Insider che mi hanno dato la possibilità di far vedere le tabelle del loro sito qui nel mio video. Vi lascio il loro link in descrizione, c'è tutto il materiale che è stato tradotto di Pathfinder in italiano, più anche altra roba che non ha una traduzione ufficiale, quindi vi consiglio di darvi un'occhiata se giocate a Pathfinder o se siete interessati a provare Pathfinder. Rimane ancora da discutere su come si possono creare i mostri da zero, ma per quello aspetteremo tra 2 settimane nel prossimo video della serie. Nel frattempo, come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivetemele nei commenti qui sotto e ditemi anche come fate voi a modificare i mostri, quando li modificate, se avete un altro metodo, magari più veloce di questo. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Se volete ricevere notifiche, schiacciate sul tasto della campanella. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.